Renko Evenepoel ha iniziato la stagione come piace a lui, schiacciando mostri come Mark Hirschi o Isaac Del Toro nel suo paese europeo preferito per le partenze di inizio stagione. Il paradiso portoghese del doping, dove gli costruiscono persino statue gigantesche come il suo ego e le sue bugie a pagamento su quanto siano ricche le pizze spazzatura Pizza Hut. Tuttavia, questo brillante inizio di campagna del campione belga è stato offuscato dall'opinione del bullo del doping e amico di Zoolander, Freelance Armstrong. Sebbene noi di questo umile canale abbiamo già esposto i motivi per cui Renko potrebbe essere un candidato alla vittoria del Tour de France 2024, Freelance sembra essere di parere opposto e, a differenza dei suoi compagni di lavoro imbroglioni ma fedeli, Georges Hincapié e Johan Bruyneel, Armstrong pensa che il due volte vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi non abbia alcuna possibilità di arrivare tra i primi 30 al suo primo Tour de France. Pensa che Remco non sia in grado di scalare le montagne più dure con i migliori scalatori, forse ricordando le sue stesse prestazioni quando, prima di perdere un uovo, il tarchiato corridore della Motorola dovette accontentarsi di vincere una tappa di transizione nella Grand Boucle e di finire tra i primi 40 nella classifica generale. Come Freelance, anche Remco ha ottenuto i suoi primi grandi risultati al di fuori del Tour de France, vincendo i campionati mondiali su strada e le principali classiche di un giorno. Tuttavia, Evenepoel ha già vinto un grande giro, la Vuelta a España 2022, e anche i campionati mondiali a cronometro, dove è senza dubbio uno dei migliori specialisti del pianeta. Quindi perché Freelance non dà una possibilità al belga che dorme ogni giorno in camere ipobariche? La risposta è semplice e si racchiude in una sola parola. Odio. Più che odio, competitività. Se c'era una cosa positiva in quello sporco concorrente della Stati Uniti Postal, era che era un vero animale una volta salito in sella alla sua bici con i migliori trattamenti del dottor Michele Ferrari. E sembra che sotto questo aspetto il ragazzo belga abbia anche quella capacità di lottare che fa sì che, nonostante le brutte cadute come quella in Lombardia in cui è stato beccato con sostanze interessanti in tasca, torni in bici e combatta con i migliori come sa bene il suo direttore sportivo nel team Sudal, Klaas Lodewijk. Per lui, forse il miglior paragone che farà in vita sua, Remco Evenepoel è un piccolo Freelance Armstrong. Pensa a Remco non solo come a un ciclista dopato, ma anche come a un assassino in bicicletta. Un bullo capace di calpestare gli altri per ottenere i suoi più famosi successi. Ma a differenza di Freelance, Remco è amato dai fan. In molte gare è comune vedere decine di poster di Remco tenuti in mano da cinquantenni che pensano di vedere Gesù Cristo in persona pedalare come se non ci fosse un domani per portare felicità nelle loro tristi vite, il tutto bevendo le loro deliziose birre Chimay. Questi stessi fan sono quelli che Freelance ha perso, quelli che insultano il sette volte vincitore di nessun grande giro e quelli che hanno vietato la sua presenza al Giro delle Fiandre 2018 dopo un'orribile lettera minatoria del criminale David Lapartient, presidente dell'UCI e allo stesso tempo fan di Remco Evenepoel. Ma non è solo invidia quella di Armstrong nei confronti di Remco Evenepoel. I fan hanno anche altri corridori dal carattere dubbio come Mathieu van der Poel o Jonas Vingegaard. Quindi perché tanta invidia nei confronti di chi guadagna milioni realizzando documentari assurdi come lo stesso Freelance ha fatto per Nike? Per capire la situazione dobbiamo tornare indietro nel tempo di 30 anni. In particolare, al 1995, quando Freelance Armstrong era già il leader e la stella assoluta della squadra Motorola. Dopo aver vinto i campionati del mondo nel 1993 contro corridori come Miguel Indurain, Johan Museo o Bjarne Riis, Armstrong stava ancora crescendo nelle file della squadra Gringo. Ma gli mancava ancora la magia per battere veri e propri mostri come Moreno Argentin, Yevgeny Berzin o Tony Rominger nelle grandi corse del calendario. Fu allora che un giovane ciclista belga, con cui si era già allenato settimane prima di diventare campione del mondo a Oslo, firmò per il team Telefonica. Stiamo parlando
ovviamente, di Axel Merckx, il gigantesco figlio del più grande ciclista della storia e di uno dei più grandi dopatori della storia, Eddy Merckx. Freelance aveva già una mentalità da killer e, per bocca di Axel, sapeva che Papa Merckx conosceva niente meno che il dottore dei miracoli, Michele Ferrari. Il genio ferrarese aveva fatto saltare la squadra Juice Ballan nelle due stagioni precedenti e Armstrong sapeva di doversi rivolgere a lui per diventare un supercampione. Freelance chiese a Eddy, tramite suo figlio Axel, di presentargli il dottore e così iniziò a diventare un mostro di proporzioni bibliche. Insomma, se Freelance Armstrong ha vinto 7 tour per niente, se ha guadagnato milioni e milioni di dollari ed è riuscito ad andare a letto con Sheryl Crow e una gemella Olsen, è stato né più né meno grazie ad Axel ed Eddy Merckx. Cosa c'entrano questi due ex ciclisti belgi con Remco Evenepoel? È noto il loro astio nei confronti di Remco, quando l'ex calciatore si rifiutò di gareggiare con la squadra Axion, guidata da Axel Merckx, dopo essersi iscritto come ciclista junior. Non lo fece perché Patrick Lefevere fu molto più veloce nell'offrirgli un lucroso biglietto per il suo debutto da professionista all'età di 19 anni e, da quel momento in poi, il cannibale Merckx non smise di battere costantemente Remco in tutte le gare in cui il belga non si esibiva al livello previsto. Freelance non dimentica mai e, anche se non perdonerà mai lo stoner Floyd Landis, difenderà sempre gli interessi della famiglia Merckx ovunque vada. Non gli piacerà nemmeno il fatto che la sua arcinemesi Alberto Contador applauda sempre con le orecchie ogni volta che Remco Evenepoel sale su una bicicletta in una qualsiasi gara. Remco ha sempre affermato di aver notato il pistolero molto prima di Freelance e questo, nell'orgoglio gonfio del gringo, lo ferisce molto. Non c'è da stupirsi se il vegetariano contatrolla subito strani infortuni alla tibia, e Evenepoel abbandona improvvisamente il Giro d'Italia e qui non è successo assolutamente nulla. Forse il saggio Alberto sta aspettando che la sua squadra con Birillo passi alla categoria World Tour per avere la minima possibilità di godere di Remco nella sua squadra. Ma quello che sappiamo è che Evenepoel preferirebbe mille volte firmare per il team Polti Cometa piuttosto che per il team Wedu di Freelance Armstrong. Almeno il suo buon amico Johan ha detto qualcosa agli ascoltatori del suo podcast, se Freelance conosce qualcosa. È il ciclismo, credetegli sulla parola. Non pensiamo che Evenepoel possa fallire al punto da finire dietro a personaggi del calibro di Bob Jungels, Wout Poels o Harold Tejada. Tu cosa ne pensi? Lascia la tua opinione nei commenti.